il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Nel frattempo, signorina Angius, io ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano a fare dei pacchi. Qui dentro ci sono gli indirizzi e fa questo lavoretto per me. Purtroppo il suo rimarrà qua. Vabbè, la prossima volta ci pensa. Lei può andare, signorina, signor Severone rimane qua. Arrivederla, signorina. Arrivederci. Arrivederla. Sono molto preoccupata per Damiano perché poteva semplicemente avere la mia stessa punizione. Venga, signorina. Invece era nervoso, si è fatto prendere la nervosa, ha detto di no. A Elisa poteva andare peggio, ma il suo pensiero è rivolto a un compagno che invece non se la sta passando bene. Che rottura, non so manco cosa sta facendo Damiano. E non è l'unica ad essere preoccupata. Sto sfruttando un po' questo momento per svagarmi, non pensare un po' a Damiano. Però comunque è sempre lì, no? Un po' il pensiero da dire, boh, come mai non arrivano, è passato tanto tempo. Signor Severoni, la scelta sta a lei. Perché lei è entrata in un collegio di sua spontanea volontà. Esattamente. Conosceva le regole del collegio. Come mai ora si sveglia e decide che queste regole non le vanno più bene? Cosa è cambiato? Non mi sono mai andate bene, semplicemente che più vado avanti più mi rendo conto del fatto che io non sono fatto per stare a certe regole. Io ci ho provato, cioè io fino adesso sto tenendo duro e ci ho provato fino adesso. Altro tempo non posso concedergli. Mi dica, o va con la sua collega a fare i pacchi e la smette di fare polemiche, oppure prende, mi avverte che vuole andare a casa e va a casa. Voglio andare a casa. Benissimo, oggi stesso lei andrà a casa, arrivederla. Esca pure, vada. Arrivederci. Io le regole non le sopporto, non le ho mai sopportate e ora come ora certe cose proprio non riesco ad accettare. Se ne vado immediatamente! Sto andando via, infatti. Stavo provando a trattenere, ma oggi la cosa con il professor Zilli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e non ce l'ho fatta più. Ho fatto semplicemente quello che mi sentivo. Un po' mi fa male andarmene. Mo devo pensare come dirlo agli altri. Non diciamo che... Dove vai? Sono a casa, fratello. Lo sapevo. Lì qua. Perché? No, non ci posso credere. No. Ehi, a me perché sì? Ma che davvero c'è a fare? No, amore. No, stai tranquillo. No. Non mi voglio sentire di niente. Non ce la devi fare sta cosa, però. Bella. Tranquillo. Priscilla, la cosa che mi ha mantenuto fino adesso qua dentro è la cosa che mi ha fatto sta bene qua dentro, è la cosa che mi levava i pensieri del fuori. Sei fatta per amore. Non me la sentivo più. Scusa. Mi prometti una cosa? Superi l'esame e esci con un buon voto, ok? Speravo di poter tirare avanti fino alla fine per Priscilla e non ci sono riuscito. Penso di aver deluso Priscilla, penso di aver deluso gli altri miei compagni della camerata maschile. E penso forse un po' anche di aver deluso qualche persona al di fuori di qui. Dai, non mi pare questa faccia. Non ti posso vedere vestito così. Ti darei tanti di quei funghi in faccia, porca puttana male. Lo so, ho già la faccia, veramente, mi dispiace troppo. Con lui ci ho legato un sacco, ci insultiamo in continuazione. Non mi sentirò più i suoi insulti, è strano, veramente. Veramente, mancherà un sacco. La mia camicia sta sul mio letto, se ti può servire.
Fai bravo, ma mi occupo io un pochino di Priscilla. Se è vero, mi mancherà le sue risate, le sue battute. Mi mancherà. Ah, veloce, veloce. Aspetta. Oh! Chiamo grazie! Un secondo. Peveroni, forza! Belli! Penso proprio che prima o poi tu segui tutte le regole. Prima o poi dovrà succedere in un modo o nell'altro, per forza. Damiano ha scelto di abbandonare l'ambiente rigoroso del 1958. Arrivederci. Chissà se un giorno riuscirà anche a liberarsi dei fantasmi del passato.